Ci troviamo a Bagnolo Piemonte davanti al sindaco. Sindaco, ci dica il suo messaggio. Ma il mio messaggio vuole essere un messaggio prima di tutto di gratitudine verso le persone che in queste settimane stanno ascoltando tutte le indicazioni che vengono date dal Comune, dalla Regione e dallo Stato. Dobbiamo continuare così. Questa è una sfida importante, è una sfida che dobbiamo vincere e se la vinceremo, la vinceremo tutti insieme, ognuno facendo la propria parte. Quindi, per quelli che possono, che non sono obbligati per motivi di lavoro o di salute, rimangano a casa, ancora fino dopo Pasqua, facciamo ancora questo ultimo sforzo, i dati per fortuna stanno migliorando anche se ci andrà ancora del tempo. Questo vuol dire che tutti gli sforzi che abbiamo fatto fino adesso hanno portato comunque una situazione che ci fa vedere una piccola luce in fondo al tunnel. Però per non vanificare tutti questi sforzi dobbiamo ancora continuare a stare a casa, rinunciamo un po' alla nostra libertà personale, rinunciamo alle passeggiate, rinunciamo alle corse a piedi e rinunciamo anche a un giro in bici, magari anche con i nostri bambini. Facciamo un ultimo sforzo, se faremo tutti così la battaglia la vinceremo. È una battaglia importante a cui noi non eravamo abituati, la nostra società non era abituata. Stiamo faticando, ma se tutti collaboriamo vinceremo. In queste settimane il Comune si è impegnato in primis a cercare di collaborare con tutti gli enti e con tutte le associazioni che in questo periodo stanno lavorando per la nostra salute. Parlo della Croce Verde, agli operatori sanitari, a tutti gli operatori della casa di riposo, alle forze dell'ordine, alla protezione civile e anche ai dipendenti del Comune. A queste persone si è cercato in via prioritaria di fornirgli tutti i dispositivi di protezione individuale che servono, anche se sono di difficile reperibilità. Stiamo valutando e probabilmente nelle prossime settimane estenderemo questi dispositivi di protezione a tutte le persone più fragili del Comune e poi, se si riesce, e soprattutto se li recuperiamo sul mercato, a tutta la popolazione di Bagnolo, dando magari un piccolo contributo di una mascherina a tutti i capi famiglia. Questo non vuole essere una motivazione per uscire, ma per uscire in sicurezza quando si ha la stretta necessità. Come è ben specificato sul sito del Comune, sulla pagina Facebook del Comune, e un altro invito che vi faccio a tutti è quello di, specialmente quando usate i social, non pubblicate fake news che potrebbero solo creare dei problemi alle persone più fragili. Queste fake news non servono assolutamente a niente e creano delle psicosi che in questo momento sono deleterie. Grazie a tutti e grazie al settimanale Le Valli che mi ha dato questa possibilità. Buona giornata. Questa è stata un'iniziativa che è uscita fuori per dare un po' di conforto agli anziani e alle persone bisognose di Bagnolo Piemonte, con il fatto di portare la spesa a casa delle persone, e ci siamo messi d'accordo con i vari supermercati, negozi e anche con la farmacia, se è possibile, portare la spesa a casa. Sì, è stata una cosa lampo che abbiamo improvvisato noi gli alpini insieme per poter aiutare la popolazione che ne ha più bisogno in questi momenti difficili. Pronto di Bagnolo? Ciao, sono Luca di Gramix, Gramaglia non solo. Ciao, avrei una consegna da farti fare, puoi venire? Sì, certo, ok, chiamo subito chi di dovere e nel giro di un quarto d'ora siamo da te. Sotto uno per ritirare. Qua c'è tutto il pacco che dovete prendere. Con questa situazione qua del Covid stiamo praticamente tribulando tanto, ma ce la facciamo. Grazie ai ragazzi dell'EB e agli alpini di Bagnolo riusciamo a consegnare la roba alla gente. Noi il trasporto facciamo una piccola aggiunta sulla quantità del mangiare. Tutto il trasporto noi lo devolviamo tutto alla squadra EB di Bagnolo. Abbiamo portato il materiale. Grazie mille, molto gentili. Grazie, le mascherine. Grazie. Ringraziamo anche il sindaco di Bagnolo, Fabio Brunofranco, per i permessi che ci ha fatto di circolazione a scopo di questa iniziativa.